Una prestazione entusiasmante che ha rasentato quasi la perfezione ieri contro la Juventus. Si è visto quell'equilibrio, quell'applicazione in fase difensiva, forse decisiva ai fini del risultato finale, Presidente. Anche se ancora non è da perfezionare, perché in qualche occasione abbiamo perso l'uomo ancora una volta, come in occasione del loro gol del 3-1, che naturalmente i nostri si erano un po' deconcentrati perché ormai avevano già la partita in tasca, e naturalmente la fase difensiva va ancora migliorata, e di parecchio. Cos'è che l'ha entusiasmata maggiormente, Presidente, nel corso di questa gara? Le giocate di Pastore, la personalità di Ilicic? No, no, la squadra, per cui tutti i giocatori, da Nocerino, Migliaccio, Marcinovic, Munoz, tutti i giocatori, Cassani, poi Pastore, Ilicic, me l'aspettavo, soprattutto mi ha fatto tanto piacere la prestazione di Pinilla, che mi ha ricordato la Mauri a 26 anni quando è arrivato da noi. Assolutamente, Presidente, e anche la vittoria di Delio Rossi a questo proposito, scelta importantissima sia dal punto di vista del modulo che degli uomini, a tratti anche sorprendenti che poi insomma sono risultate vincenti. C'è la forte impronta del tecnico su questa gara. Ma sicuramente come c'era l'anno scorso, come c'è sempre, è lui che li allena, ha ricevuto da parte mia una forte pressione per la fase difensiva, ma è una cosa che vedevamo tutti, ha lavorato molto queste settimane e lavorerà ancora le prossime settimane sulla fase difensiva, che per noi è il punto che ci farà fare il salto di qualità, perché noi con il centrocampo e l'attacco che abbiamo faremo sempre gol, l'importante è non prenderli. Per concludere, Presidente, un accenno ai due sloveni, Ilicic e Bacinovic. In particolare Ilicic abbiamo notato tecnica, fisico, grande qualità e un'intesa naturale con Pastore. Insomma, due acquisti importanti che vanno sicuramente ascritti al merito del direttore sportivo Walter Sabatini, visto insomma, che si parla sempre molto di campagna acquisti. Quello proprio no, lui con i due sloveni non c'entra nulla, i due sloveni ci sono solo io, per cui lui non c'entra assolutamente nulla. Questa è una notizia, Presidente, quindi la patente No, non è la è... notizia, praticamente io vivo al confine con la Slovenia e un tecnico sloveno è venuto a propormi, insomma io poi li ho fatti vedere, perché quando mi presento i giocatori li ho fatti vedere a Sabatini e Sabatini ha detto sì, Presidente, sono ottimi tutti e due, perché Sabatini è un grande direttore sportivo e un grande conoscitore. Ecco, lui non li ha scoperti, nel senso che poi ha avallato quello che mi ha presentato gli altri, e io poi li ho chiusi a casa mia. Perfetto, l'ultima battuta Ok. su Munoz, Presidente. Il suo amico Luciano Moggi ha sentenziato Munoz, non vale Kier, il Palermo dovrà correre ai ripari. È un giudizio un po' precipitoso e intempestivo? In questa fase scriva pure che Moggi non ha capito nulla. Perché Munoz vale 2 Kier. Perfetto, dopo. Kier quest'anno è il peggiore sempre in campo mi dispiace per il Wolfsburg e spero che si riprenda. Però Munoz vale 2 Kier, Munoz diventerà fra un anno o due il centrale difensivo della nazionale argentina. L'ultimissima, Presidente, il modulo con due trequartisti sembra conferire equilibrio e solidità alla squadra senza togliere pericolosità in fase offensiva. È questo il modulo che lei predilige per il futuro? Ma il modulo che ha scoperto Rossi, perché c'è a disposizione Pastore, magari se lo semplizza avrebbe un altro modulo. Questo vuol dire che il nostro allenatore è molto bravo ed è molto eclettico. La partita più importante è quella di domenica con Lecce, ha detto Rossi, lei è d'accordo? Sono d'accordissimo, e poi soprattutto anche quelle in trasferta contro quei club come Brescia che si considerano piccoli. Brescia e Cesena fra 6-7 domeniche saranno indietro di noi di 10 punti. Perfetto, Presidente, la miglior risposta a quella stampa filo juventina che usa l'arte della provocazione è stata sicuramente la prestazione del Palermo ieri sera all'Olimpico. Ma sicuramente, come l'unica cosa che mi ha dato fastidio è l'enfatizzazione di un rigore che l'arbitro lo dà sempre alla Juventus, ma era un mezzo rigore perché il signor Del Piero si è buttato. Perfetto. Okay, per cui è vero che l'ha toccato, ma un conto è che uno va sulla gamba quando la gamba va, perché lui doveva scantare l'uomo, deve andare sulla destra, è andato diritto su Cassani cercando rigore, perché
tanti anni di Juventus, quei rigori gli erano sempre dati. Lui è diventato un maestro, e quello che mi ha dato fastidio è la stampa che ha ignorato i nostri 4 rigori con l'Inter a nostro favore e ha fatto vedere quello lì, povera Juventus, come la trattano male. Presidente, okay. La ringraziamo, buona giornata. Salute,